L'artista esistenzialista frantumazione emotiva. Perché dico frantumazione emotiva? Siamo di fronte a un otto con una spaccata, un lungo taglio longitudinale molto molto lungo. E perché parlo di frantumazione emotiva? Perché dietro tante situazioni, a certe tipologie, c'è una frantumazione emotiva, magari i ricordi, dati tipi di stati d'animo, un po' come un lunotto che va in frantumi, va in pezzi, ci sono le persone con una loro emotività, che poi sta anche un'emotività un attimino fragile, una ipersensibilizzazione dell'animo umano, quindi una sensibilità iperacuita e quant'altro, tendenzialmente si possono avere problematiche di questo tipo. Quindi, ribadisco, tante volte c'è una sensibilità fuori dal comune che non tutti riescono a comprendere, ci sono dei tagli, delle sofferenze, delle frantumazioni emotive, frantumazioni di vetri, frantumazioni caratteriali. E quindi ribadisco, da questo punto di vista, credo che dovremmo essere ben più bravi a guardare le situazioni da differenti angolazioni, perché poi le crepe vetrose, non solo quelle emotive, si allargano considerevolmente, e poi è sempre più difficile magari recuperare un figlio, recuperare un amico, recuperare una moglie o quant'altro. L'artista esistenzialista, buongiorno a tutti.